You ass! Come here, ass! Fuck! Ufficio dello sceriffo. Salve. Salve. Ehi, bello. Buongiorno. Mike. Ciao. È casa tua, Mike? Sì, benvenuti. Questa è la mia nuova casa. Ok, inquietante. Sì. Hai chiamato tu il 911? Che forse è stato Dennis. Dennis. Ah. Dennis sarebbe il tipo travestito da orso? È lui? No, quello non lo conosco o non la conosco. Grazie per essere sessisti. Me too. Hai detto che si chiama Dennis? Benvenuti nella Channel Culture. Magari Mike, ti prego, concentrati. Mike, ora pensa, concentrati. Vuoi provare a ricordare il motivo per cui ci avete chiamati? Ero preoccupato per un culo. Un culo in bella mostra. Oh, e non lo conosci? No, è un culo che non conosco. Non so da dove salti fuori quello sporco culo. Quindi non sai chi sia lui? Io chi lo sarà? Dennis? Signore? Dennis? Signore, lei si chiama Dennis? Dennis! Signore, si volti cortesemente. Dennis, non parlo ese idioma, io sono... Viene e muchasi gracias de... Forse è francese. Lo conoscerai ovunque. Jim, mica sei tu, vero? No, e vi spiego perché. Dai. Vi spiego perché. Dai. Che? Mi date un momento? Sì. Sì. Sappi però che noi ti stiamo giudicando. Ah, come se fossi il solo adulto qui a essere finito con l'uccello incastrato in un glory hole? Ehi, sono sotto processo? No. Guardate che eravamo in America l'ultima volta che ho controllato. Esatto, siamo in America, giusto. Vuoi che ti togliamo il pisello dalla porta? Si può provare. O ti occorre altro? Si può provare. Uno, due... Ho una domanda. Cerisha? Il tuo membro è turgido. Prego? Al momento? Come? Che hai detto? E hai l'uccello giù? Cioè, secondo te, da moscio si sarebbe incastrato? Ti prego, concentrati. La fai attirare? Ok. Ti tengo la porta aperta. Vabbè. Uno, due, tre. Girate, ci siamo. Ci siamo. Sì, il bello è che c'è la seconda volta che succede. Siamo. Tacci le mani. Sì, il problema è quello. Buongiorno, vi parla il tenente James Ron Dangle del locale ufficio dello sceriffo. Una dichiarazione che ho pronunciato, come si suol dire, a microfono aperto sta dilagando sui social media e sui siti di fake news. È stato detto che io avrei equiparato il consiglio comunale al Ku Klux Klan e che avrei dichiarato che stringerei più volentieri la mano al clan che non ai membri del consiglio. E ora, io credo che chiunque mi conosca bene abbia capito che con quella frase mi stavo riferendo a Risa, Ghisa, Ghostface Killa, Old Dirty Bastard, detto anche Big Baby Jesus. Quindi ovviamente parlavo del meraviglioso, mitico, prezioso Wu-Tang Clan. E dunque, se avessi paragonato il consiglio comunale della città al clan, questo sarebbe stato solo un complimento.